Buonasera a tutti quanti, buonasera. Mi presento, io sono il signor Drosselmeier. Ma tutti in città mi conoscono come lo zio Dross. Perché? Perché sono molto famoso e soprattutto sono molto amato dai bambini. Perché? Perché? Ah sì, perché? Perché io costruisco giocattoli! Dai vestiti delle signore e rimase a guardarli sbalordita. C'è un giocattolo per me, zia? C'è, davvero? L'ho portato apposta per te. A guardarlo meglio. Hai visto? Sembra proprio che questo sia mio. No, prendilo, se ti piace. No, Fritz, lascialo. Fritz, nessuna noce. No, Fritz, non farlo. Fritz, no. Oh. Si è rotto. La notte era ormai buia e profonda e Clara era preoccupata per il suo schiaccianoci e mentre... Chissà che cosa starà facendo! Dicevo, la notte era buia e profonda. Si ha freddo? Clara! La notte era buia e profonda. E se ha fame? Insomma! E se gli scappa la pipì? E basta! La notte era buia e profonda. E Clara era molto, molto preoccupata per il suo schiaccianoci. Così non riusciva a dormire. Allora si infilò le sue pantofole e piano piano, un passo dopo l'altro, scese fino ad arrivare in salotto per vedere come stava il suo schiaccianoci. Arrivando un topo gigante con dei denti gialli, cattivo. Non li aveva forse mai lavati, sì. Può essere. Ma soprattutto aveva una grande corona in testa. Allora, topolini, vediamo. Io sono il re dei topi e sto reclutando un po' di topolini, eh? Guardatela, di Big G, ma chi è? Chi è? Shhh, non ti devi piacere. Mi ha aiutato a uscire dal mio incantesimo, che anche il mio regno avrebbe seguito la stessa sorte. Invece no, trovo la tristezza. Ho capito, principe, ma cosa ci posso fare io? Mi scuso, lei è il principe, faccia lei una legge. Cosa vuoi? Dobbiamo pensare ognuno qualcosa. Fa leggi. Faccia, non so, mi dica lei. Ho un'idea. Sì. Allora, vai a chiamare... Ma mi mette un po' di inquietudine, principe, lo so. Vai a chiamare Clara. Ma come va a chiamare Clara? Abbiamo andato a far dormire, poi sì, ma è urgente. Ma la facciamo... Sono lei, vado a chiamarla. Ma sì, vado a chiamarla. Ma